queste sono le parole Lucifero pronuncia nelle sacre scritture e che, al di là delle parole specifiche, raccontano momenti anche molto diversi delle scritture. Per esempio, in questo caso si parla del momento proprio della rivolta, no? Le parole in cui il diavolo certi versi segna la sua condanna. Il diavolo, una figura per certi versi imprescindibile dal destino stesso e dall'esistenza dell'uomo, perché, come dire, la sua tentazione dà all'uomo ciò che poi Dio definirà libero arbitrio e che prima della tentazione del diavolo nell'Eden non aveva ragione d'essere, perché l'uomo non conosceva la differenza tra il bene e il male, quindi non avrebbe potuto sceglierlo, era ignorante del male. Invece il diavolo gliene dà la conoscenza, ma gli dà anche la conoscenza del bene, e rende quindi l'uomo comunque un essere decisamente superiore agli animali, perché appunto ha la capacità di scegliere, no? Poi anche in questo caso, per certi versi, l'intervento del diavolo diventa funzionale all'attribuzione di Dio verso l'uomo di quella specifica qualità che poi sintetizza l'intera ragione di questa sua predilezione per gli uomini nel creato, e cioè la capacità di poter fare il bene, fare il male, essendone pienamente responsabili. E poi sotto invece ci saranno le parole della tentazione, le ultime parole della tentazione fatta a Gesù nel deserto, quando gli dice: tutto ti darò se ti prostrerai adorandomi. Al di là di questo, che cosa sono queste parole per Satana? E soprattutto, cosa sono, secondo la nostra voglia di raccontare questa storia, questo mito, o questo archetipo, perché è un altro archetipo con cui ci possiamo riconoscere. Queste parole sono la condanna. Soprattutto questa scritta rappresenta la condanna, mentre le altre due sono poi raccontano la storia, cioè sono la sintesi della storia di Lucifero, perché danno conto del suo operare e che noi abbiamo deciso, tra virgolette, o interpretato come una azione forzata, una condanna, come dire, l'esito della condanna e gli effetti della condanna, cioè il dover fungere proprio lui da verifica, cioè da quell'elemento di verifica che fa dell'uomo una creatura libera e dotata di libero arbitrio, no? Però deve poterlo esercitare. Per essere esercitato è necessario che ci sia l'elemento di verifica, e l'elemento di verifica è appunto il diavolo, che mette l'uomo di fronte chiaramente alla sua più terribile possibilità di autodefinizione, cioè quella tra la salvezza e la condanna.